Buongiorno a tutti, finalmente posso dirvi altre tracce che stanno uscendo di carattere generale, cioè carattere generale nel senso che vi dirò più tracce che sono uscite e vi dirò anche delle soluzioni, interpreterò i risultati. Prima di tutto, volevo congratularmi con la persona che mi ha scritto, che mi ringrazia tanto, dice questo corso è stato davvero utile e non sarebbe mai riuscita a rispondere a tutte le domande se non avessi seguito questo. Alla fine, tutte queste video lezioni gratuite, fortunatamente, rimarranno tali. E quindi io sono contento, non è solo merito mio, è merito di tutti quelli che giornalmente vedono i video, intervengono e aiutano insomma questa community nella quale dobbiamo fare entrare anche nuovi docenti e nel cercare insomma di condividere tutto quello, tutte le nostre esperienze, le nostre conoscenze, soprattutto per chi ha già fatto concorsi, per chi li sta facendo e per chi, come il nostro collega, ci manda anche le tracce. Allora, le tracce sono soprattutto relative al concorso della scuola, concorso ovviamente straordinario, prova scritta, del sostegno e anche non del sostegno, però troverete molte domande relative anche al sostegno. Allora, tracce, mettiamo questo titolo, tracce, concorso straordinario. Però quello che a noi interessa, sappiamo che è la prova scritta, quindi tutti quelli che stanno preparando il concorso ordinario per la prova scritta già hanno un buon punto di riferimento. Tracce concorso straordinario, metto qua, tra parentesi, in particolare sostegno. Cioè, mi sono arrivate diverse tracce, voglio analizzare quella del sostegno, però vi dirò anche le altre. Allora, la prima dice: indicare strategie e riferimenti normativi per realizzare un buon rapporto scuola-famiglia in presenza di uno studente con disabilità visiva. E qui sono contento perché, come vedrete, molte di queste domande trovano risposta proprio in questi video. Quindi cercherò tra l'altro poi di inserire qui sotto in descrizione, vi metto una freccettina qui sotto in descrizione, eventualmente vi inserisco qualche video specifico, però ovviamente non posso, cioè in questo caso sono uscite queste domande, magari la prossima volta ne usciranno altre, quindi a mio avviso non è che c'è un video più importante degli altri. Allora, come possiamo scrivere realizzazione? Buon rapporto scuola-famiglia. Ecco, questa era essenzialmente la prima, che ovviamente può riguardare tutte le classi di concorso. Qualcosa ve lo dirò, molto già lo trovate nei video, quindi non mi va adesso di fare un video di 2 o 3 ore per rispondere a tutte le i quesiti che stanno uscendo nel concorso. Allora, ovviamente bisogna far leva sui colloqui. Noi abbiamo, noi docenti, abbiamo i colloqui in cui possiamo interfacciarci con le famiglie, quindi famiglie e docenti hanno già questo sistema. Poi ovviamente ci sono anche i sistemi informatici in uso in molte scuole di oggi, con i quali insomma i genitori in tempo reale possono sempre essere aggiornati sulla situazione, quindi sistemi informatici, perché buon rapporto si basa anche sulla buona comunicazione. Poi gli incontri, dei colloqui, per gli incontri genitori-insegnanti, che vadano ovviamente a beneficio dei ragazzi, vi dico che essenzialmente è fondamentale non focalizzarsi solo sui risultati delle verifiche, ma dare ai genitori gli scontri che possono aiutare a capire le capacità, le potenzialità dei figli. Vedere sempre la parte capacità e
potenzialità degli studenti. Così, una volta che si conoscono, si cerca di intervenire proprio sugli aspetti, sui punti di forza dello studente. In alcuni casi può essere estremamente utile far partecipare ai colloqui lo studente lasciandolo intervenire, perché ovviamente lo studente può rispondere istantaneamente a quello che dice il docente e i genitori assistono al rapporto che si è creato. Quindi partecipazione attiva, vabbè, dello studente anche durante i colloqui. Poi, sicuramente creare un portfolio digitale dello studente da condividere con le famiglie, così che si possono seguire le attività barra i progressi dello studente stesso. Quindi, ritornando alla realizzazione del buon rapporto, un buon rapporto si basa ovviamente sulla comunicazione. Qui vi do qualche consiglio relativamente al colloquio. Ovviamente, realizzare un sistema di comunicazione efficace con i genitori non è facile, soprattutto all'inizio, però diamo le possibilità alle famiglie di restare al passo con quanto accade in classe. E spesso le famiglie possono diventare una risorsa per aiutare proprio lo studente. Si possono creare dei progetti dove ovviamente i genitori possono dare per esempio si possono fare progetti per esempio di gruppo per creare un sito web, un blog dove vengono condivise le esperienze, tutto quello che si impara e altro. Ovviamente io su questo già ne ho parlato, come creare un'interdipendenza positiva sia tra studente e docente, sia tra docente e famiglia. La famiglia è fondamentale per tutti gli ordini e gradi, ve l'assicuro. Poi, indicare i riferimenti normativi, questa era l'altra parte, un'altra traccia. Indicare i riferimenti normativi del piano annuale per l'inclusione. Chi lo compone e quali strumenti utilizzare per redigerlo? Guardate, di questo vi ho parlato tantissimo e vi vedete proprio il video perché dovrei ripetere sempre le stesse cose, non vi faccio perdere tempo, andate direttamente a vedere i riferimenti normativi del piano annuale per l'inclusione. Impostare 3. Impostare un'attività didattica interdisciplinare di educazione civica in presenza di un alunno con disturbo specifico del linguaggio. Allora, come impostare un'attività interdisciplinare, soprattutto quando vi è la presenza di un disturbo specifico del linguaggio. Sicuramente noi abbiamo degli strumenti che sono le metodologie didattiche, le tecniche, le strategie che possiamo utilizzare. In parte le risposte a questa traccia già ce l'avete nei video. Vi riprendo brevemente che cosa si può fare. Sicuramente dobbiamo creare qualcosa di motivazionale, di accattivante. Ovviamente io utilizzerei attività ludiche e attività laboratoriali perché favoriscono l'apprendimento attivo mediante la scoperta. Attivo e scoperta. Con i compiti di realtà è possibile scoprire molto di più. Nella fase dell'apprendimento della lettoscrittura bisogna sicuramente procedere calibrando le proposte, suddividendole ad esempio in sequenze, presentando strategie, evidenziando gli aspetti linguistici salienti. Poi possiamo sicuramente, ve lo scrivo in blu,
preferire rappresentazioni schemi. Mappe concettuali che sono di supporto sempre allo studio. Vabbè, scrivo mappe. Bisogna sempre personalizzare, in questo caso con il disturbo del linguaggio, personalizzazione dell'attività didattica, quindi attività didattica personalizzata, personalizzazione, attività didattica. Bisogna lavorare sicuramente nella progettazione dei tempi di lavoro, tempi e metodi. Ovviamente nel supporto della comprensione e della produzione si può ricorrere a tante tecniche, le attività di incasso e parole, ricostruzioni brevi di frase, e i lavori possono anche essere svolti, anche qui, creazione di gruppi. In questo caso io direi eterogenei, quindi nel gruppo c'è un maschio, una femmina, una persona un po' più capace, un po' più in difficoltà, per creare cooperazione, facilitare sempre la comunicazione, la socializzazione e l'apprendimento di tutti. Andiamo avanti. Con la traccia, impostare un'attività didattica sulla cura dell'igiene personale e sulle norme anti-Covid in una classe con uno studente con disabilità intellettiva grave. Qui devo dire che la traccia è molto molto attuale, mi hanno sorpreso perché su hanno subito inserito la parte del Covid. Quindi quello però che è importante, disabilità intellettiva grave. Perché ovviamente la richiesta è in relazione a questo tipo di studente. Allora, ci sono tante, tante veramente risposte, ci sono anche tanti libri dell'Erickson interessanti. Si possono sicuramente, cioè il focus è quello di migliorare le abilità sensoriali e motorie, quindi focalizzarsi su abilità sensoriali e motorie. Incoraggiare ovviamente a sviluppare il contatto corporeo e la comunicazione, quindi comunicazione è sempre fondamentale. Di molte, guardate bene, tante di queste cose le trovate già all'interno di questi video, che sono forse un 160. Però ecco, mi fa piacere trovare, interfacciarmi con quello che sta uscendo proprio nel concorso, così vedete proprio un'analogia tra quello che studiate e quello che vi ritroverete. Poi, quindi vanno analizzate tutte le attività psicomotorie, psicomotricità, inserisco. Ovviamente ci sono poi tanti altri metodi anche creativi, tra i quali io vi dico la musicoterapia. Spesso aiuta studenti con disabilità intellettiva grave. Poi, impostare un'attività didattica sulla corretta alimentazione in una classe con un alunno con disturbo dello spettro autistico. Anche qui cerco di darvi una risposta sintetica, anche perché chiedono, oltre all'intervento educativo, anche la valutazione. Metto 5 e 6. Valutazione, sono più tracce, è intervento educativo,
riferite a bambino autistico. Vabbè, spettro dell'autismo. Guardate bene che lo spettro dell'autismo è una categoria immensa, per cui uno studente autistico potrebbe essere completamente diverso da un altro. Allora, relativamente alla valutazione, possiamo di fare, ok, qui sotto do la risposta a questo, la valutazione e poi l'intervento educativo. Guardate bene, anche qui avete interi video nei quali non per 3-4 minuti vi do la rispostina, ma potete proprio imparare, metabolizzare e poi rendere vostra la risposta. Una volta che conoscete tutti gli strumenti e conoscete le situazioni, i casi, potete proprio metterci anche del vostro, che secondo me è la parte più bella. Io ci metto del mio, però voi ovviamente poi personalizzate tutto. Sicuramente aiutano le schede di osservazione, quelle che si fanno tutti i giorni, quindi schede di osservazione sistematica, schede osservazione sistematica. Sicuramente è importante l'analisi funzionale. La valutazione del campione di comunicazione. Io scrivo solo valutazione, comunicazione, la valutazione della comprensione delle emozioni, il sistema delle credenze e false credenze, il gioco simbolico, il gioco di finzione e anche la valutazione della comunicazione scritta. Valutazione, capacità, comunicazione scritta. Quindi qui vi ho dato veramente tanto, ognuna di queste poi andrebbe approfondita, perché ovviamente ve le sto dicendo così in maniera da appellare, ma sicuramente il caso poi di approfondire e scrivere qualcosetta in più. Per quanto riguarda l'intervento educativo, vi sono sicuramente diversi programmi. Ad esempio, vi è il programma di intervento comportamentale precoce. Intervento comportamentale precoce, in cui vi sono l'utilizzo di strategie di aiuto, riduzione dell'aiuto, il modeling, il rinforzamento, il modellaggio e poi anche l'utilizzo di strategie non eversive per contenere comportamenti problematici. Vi è il programma Teach. Con l'utilizzo di principi dell'insegnamento strutturato e anche il programma per lo sviluppo della comunicazione spontanea. Poi si possono valutare interventi educativi secondo principi della teoria della mente e su Feuerbach ho appena fatto un video che vi invito a vedervi e sicuramente questo intervento è anche utile quando abbiamo studenti con una anche buona funzionalità cognitiva. Sicuramente è importante anche un intervento che mette in risalto la comunicazione facilitata. Quindi l'utilizzo, questo soprattutto quando abbiamo allievi incapaci di esprimersi verbalmente o con deficit di controllo motorio, che dimostrano di conoscere invece il linguaggio scritto.
Sempre collegato alla teoria della mente, a Feuerbach, la riorganizzazione neurologica con l'utilizzo di alcune proposte di stimolazione sensoriale con allievi gravemente compromessi. Vi ricordo a tutti, qui sotto potete inserire tutti i commenti che volete. Tra l'altro, da poco abbiamo diversi docenti che scrivono commenti davvero davvero utili, addirittura per ripassare scrivono delle sotto il video trovate dei riassunti veramente fatti bene. Ad esempio ci scrive Angela sotto intelligenza emotiva ed intelligenze multiple: prestare attenzione al rafforzamento dell'intelligenza emotiva vuol dire per l'insegnante creare un ambiente di apprendimento disteso e facilitante. Ve lo leggo perché l'avete, tra l'altro, lo potete anche ritrovare voi, proprio sul video dell'intelligenza emotiva. Imparare ad esprimere la propria emotività in maniera consona al contesto, fare esercizio di autocontrollo e di assertività, applicare la teoria delle intelligenze multiple significa per il docente comprendere gli stili di apprendimento di ogni allievo e di conseguenza adattare le metodologie didattiche scelte e le strategie intraprese. Per gli alunni potrebbe essere invece un tema motivante, uno stimolo. Non di rado, infatti, capita sentir dire agli studenti frasi del tipo: non ce la faccio, non ci riesco. A mio parere, potresti fare un video correlato a tutto ciò parlando dei sei cappelli per pensare di De Bono. Di De Bono ancora non abbiamo parlato. L'ultima parte di questo commento si riferisce anche a uno spunto per creare sempre nuovi contenuti. Qui avete la possibilità di iscrivervi e attivare la campanella per avere, insomma, l'aggiornamento su tutti i video che usciranno. Qui avete la possibilità di mettere vi piace se vi è piaciuto il video. Qui sopra troverete il link che, se volete, potete condividere, insomma, con i vostri amici, passare parola. Qui anche avete la possibilità di condividere su Facebook, su WhatsApp, o semplicemente copiare il link del video. Io sono tanto contento per i docenti che mi scrivono, che mi ringraziano, mi dicono: senza di te non ce l'avrei fatta. Ma io dico: prima di tutto, non ce l'avresti fatta senza di voi. E poi qui non ci sono solo io, qui ci siete tutti voi che da mesi mi supportate, scrivete, commentate. Sicuramente devo ringraziare tantissimo Floriana Farano, Andrea, Silvia. Poi ovviamente anche tutti coloro che esprimono domande. Adesso, cioè da poco, ci ha scritto Angela relativamente alle 8 competenze di cittadinanza. Vediamo se sì, quali competenze nella scuola. Sicuramente un commento a un video. Ringraziamo quindi anche la Vera Scuola, Marco Leggeri, Angela, Giulia Manganelli. Cioè, veramente siete tantissimi. Una cosa che cerco sempre di fare, e che avrete notato, io rispondo sempre a tutti. Non so, magari possono passare 24 ore, 48 ore, però rispondo veramente a tutti, ci tengo tantissimo. E niente, dai, questo è un giorno bello, un giorno felice. Finalmente sappiamo, ma già diverse persone l'avevano scritto nei commenti prima e dopo il concorso. Sappiamo che questo sistema funziona, è un sistema per tutti, gratuito. Che dire, continuiamo così, mettiamocela tutta. Vi auguro una buona continuazione di serata, di giornata, e un caro saluto da Francesco Samani.